adesso ritorniamo come da programma all'intervento in cui tutto sono stati Silvio Baldini, Roberto Cecchini, Barbara D'Alessandro e Valeria Tropea, i quali hanno curato il progetto formativo dal titolo A lezione di EMAS, gestisci l'ambiente per migliorare il tuo futuro. Ma parlo solo io. Ma adesso vado tutte e tre. Buongiorno a tutti. Allora, i ragazzi adesso presenteranno un po' quali sono stati i risultati di tutta la loro attività di questo progetto Scuola Lavoro. Per noi è stata sicuramente un'attività nuova, molto interessante e sicuramente stimolante per tutti i tutor. Il nostro è stato un progetto molto complesso, perché lo strumento si è poi presentato uno strumento molto complesso anche da spiegare ai ragazzi, e quindi abbiamo dovuto continuamente trovare delle soluzioni per cercare di far arrivare al meglio a loro proprio il concetto, i concetti che erano molto nuovi per loro. Però ecco, speriamo veramente che gli siano arrivate, chiaramente magari non tutto, ma le cose più importanti, e che quello che riteniamo sia molto importante per loro, intanto entrare in un istituto di lavoro, in un ambito lavorativo, respirare l'aria in cui si lavora, condividere con noi anche gli spazi e vedere che vuol dire uscire dalla scuola e entrare in una zona di lavoro. Quindi secondo noi per questo è interessante, e a prescindere poi da tutte le competenze che loro comunque avranno, manterranno, e qualche cosa sicuramente valorizzeranno. Comunque complimenti a tutti, sono stati tutti molto in gamba, se la sono cavata bene, e poi ognuno svilupperà meglio le proprie potenzialità negli anni a venire. Complimenti a tutti, grazie. Come funziona? Aspettate, volevo dire due parole sul progetto, perché allora noi ci occupiamo di certificazioni ambientali, in particolare del regolamento EMAS, quindi il progetto si basava sul progettare un sistema di gestione ambientale per la loro scuola, che è il liceo Seneca. E i ragazzi hanno incontrato un po' di difficoltà, perché hanno avuto un problema di reperire dati nella scuola, come poi vi diranno. E quindi il progetto si è sviluppato, poi abbiamo risolto in altri modi, però sono stati comunque bravi, capaci a fare tutto quello che noi abbiamo proposto, che non era semplice, come è stato detto da Barbara, e soprattutto era preceduto da una quantità di teoria non indifferente. Quindi io li ringrazio per averci proprio sopportato durante queste ulteriori pseudo lezioni a cui hanno dovuto assistere. Grazie. Come funziona il microfono? Questo qua dovrebbe avere, no? Sì. Funziona. Salve a tutti, sono Lorenzo Mazzoni e frequento il frequente del terzo liceo scientifico del liceo Lucio Anneo Seneca. Quest'anno io e altri 9 ragazzi della mia classe abbiamo partecipato al progetto A lezione con EMAS, con la guida dei nostri tutor Roberto Cecchini, Barbara D'Alessandro, Valeria Tropea e Silvia Ubaldini. Ancora li ringraziamo. Questo progetto si è suddiviso in 3 fasi.
Nella prima fase i nostri tutor, mediante lezioni frontali, ci hanno fatto comprendere le nozioni di base e i termini fondamentali del regolamento EMAS. Nelle lezioni successive ci hanno insegnato come realizzare dei documenti che nel loro lavoro sono all'ordine del giorno, ossia un'analisi ambientale, una politica ambientale, un programma ambientale, un sistema di gestione ambientale, delle procedure di gestione e un audit ambientale interno. Infine abbiamo redatto tali documenti, realizzando così la dichiarazione ambientale della nostra scuola. Quindi durante la prima fase abbiamo imparato nuove terminologie e nuovi concetti che abbiamo riportato all'interno di un glossario realizzato lezione per lezione. Questo è il glossario realizzato da noi, dove abbiamo riportato tutti i termini nuovi incontrati che abbiamo appreso. E poi l'abbiamo anche allegata alla nostra dichiarazione ambientale. Nella seconda fase del nostro progetto invece abbiamo trattato principalmente i documenti che poi ci hanno anche insegnato a fare, e tra questi abbiamo l'analisi ambientale, che racconta un po' quella che è la storia della nostra scuola e che abbiamo allegato al PowerPoint. Un altro allegato è quello della politica ambientale. Questa è l'analisi ambientale, infatti viene riportato il luogo della scuola, come è organizzata e tutte le strutture, questi sono i laboratori che abbiamo, sia di chimica che di informatica. Basta, chiedi. Poi abbiamo allegato anche la politica ambientale, che invece è un altro documento che abbiamo fatto, che è questo qua, e che è sempre allegato nella dichiarazione ambientale e che poi, vabbè, andrebbe firmato, ma noi non l'abbiamo potuto firmare, quindi vabbè. In seguito a questo abbiamo riportato degli aspetti ambientali all'interno dell'analisi e abbiamo scelto quelli più significativi e abbiamo istituito un programma ambientale per ridurre gli impatti che questi avevano. In ambito di gestione ambientale invece abbiamo realizzato le procedure di gestione, che sono un documento nei quali vengono riportati i vari procedimenti da adottare per i monitoraggi ambientali, dove qui abbiamo quelli dei rifiuti, mentre nelle istituzioni operative, che è un altro file che è allegato, istruzioni operative, abbiamo trattato i monitoraggi dei consumi idrici, quindi dell'acqua. E infine abbiamo l'audit ambientale, il quale è costituito da tre fasi principali, che sono la preparazione dell'audit, la raccolta dei dati e il rapporto di audit, dove ci sono le conclusioni dell'audit, infine. Per concludere, abbiamo realizzato la dichiarazione ambientale della nostra scuola, all'interno della quale abbiamo allegato tutti i documenti da noi realizzati, aggiungendo immagini, grafici e tabelle. Che professionalità. Questa è la dichiarazione ambientale della nostra scuola, realizzata da noi.
appunto ci sta, abbiamo inserito la politica ambientale della nostra scuola. L'analisi ambientale, dove abbiamo specificato appunto la struttura scolastica e diciamo un po' come è strutturata la nostra scuola e dove si trova. Poi abbiamo aggiunto dei grafici, come per esempio questo, che è l'andamento della popolazione scolastica nel triennio 2015-2018. Ovviamente purtroppo non siamo riusciti a ricavare i dati dalla scuola perché non ce li hanno potuti cedere, perché loro proprio non avevano questi dati, e quindi abbiamo dovuto, attraverso delle stime e dei diciamo, ragionamenti, approssimare i numeri e i dati raccolti per poi realizzare un programma ambientale. Questi sono altri grafici, come per esempio la produzione di rifiuti della scuola, dove sempre attraverso stime abbiamo diciamo, approssimato i numeri. Qua abbiamo diciamo, analizzato il toner, il neon e gli apparecchi elettronici, che sono dei rifiuti speciali, e questa diciamo, è la quantità di rifiuti speciali che sono stati prodotti approssimativamente nel triennio. Infine questi sono gli obiettivi e il programma ambientale. Noi abbiamo pensato che gli aspetti più significativi che andassero diciamo migliorati sono il consumo della risorsa idrica da utilizzo di servizi igienici, e abbiamo pensato di ridurre questo consumo del 10% integrando all'interno della scuola dei pulsanti nelle vaschette di scarico, per diminuire così del 6%, e introdurre dei rubinetti con pulsante a pressione temporizzato, così per ridurre ancora del 3%, e inoltre realizzare anche una campagna di sensibilizzazione per diciamo, informare gli alunni e comunque gli insegnanti di stare attenti sull'utilizzo dell'acqua. E questi sono i responsabili a cui abbiamo pensato di attribuire questi incarichi, e questi sono le risorse finanziarie che abbiamo pensato servissero, e abbiamo pensato di raggiungere questo obiettivo entro queste date. E un altro aspetto ambientale che abbiamo pensato di trattare è la produzione dei rifiuti da consumo di cibi, poiché nelle scuole, durante le ricreazioni o comunque durante l'arco di una giornata, si producono molti rifiuti derivati da cibo, e non sempre sono smaltiti correttamente. Perciò abbiamo pensato di aumentare la percentuale della raccolta differenziata del 10%, aumentando il numero dei contenitori della differenziata, potenziando le quantità delle insegne, poiché non sempre sono visibili questi, all'interno della nostra scuola non sempre sono visibili questi raccoglitori, e inoltre fare anche qui una campagna di sensibilizzazione per diciamo, informare tutti gli alunni e gli insegnanti di fare attenzione su questo aspetto. Questi appunto sono i responsabili, e queste le risorse, e i tempi previsti sono l'8/6/2019. Vi ringraziamo tutti. È stata una bellissima esperienza che ci ha arricchito molto sia a livello scolastico che a livello professionale,
E infatti grazie a questo progetto abbiamo conosciuto alcuni termini che ci sono risultati utili non solo in livello di lavoro quando siamo stati qui, ma anche al di fuori. E inoltre ci dobbiamo ringraziare appunto i tutor che ci hanno veramente supportato e che ci sono venuti incontro anche nelle situazioni più difficili e complicate. Grazie.